Pietro Ubaldi, La preghiera del viandante, legge Angelo Blasetti. Dalla grande sintesi di Pietro Ubaldi. Così pregate. Ti adoro, recondito io dell'universo, anima del tutto, padre mio e padre di tutte le cose, respiro mio e respiro di tutte le cose. Ti adoro, indistruttibile essenza, sempre presente nello spazio, nel tempo e oltre nell'infinito. Padre, ti amo anche quando il tuo respiro è dolore, perché il tuo dolore è amore, anche quando la tua legge è fatica, perché la fatica che la tua legge impone è la via delle ascensioni umane. Padre, mi immergo nella tua potenza, in essa mi riposo e mi abbandono, alla sorgente io chiedo l'alimento che mi sostenga. Io ti cerco nel profondo dove tu sei, donde mi attrai, ti sento nell'infinito dove non giungo e donde mi chiami. Non ti vedo eppure mi accechi con la tua luce, non ti odo eppure sento il tuono della tua voce. Non so dove tu sia, eppure ti incontro ad ogni passo, ti dimentico e ti ignoro, eppure ti ascolto ed ogni mio palpito. Non so individuarti, eppure verso di te gravito, come gravitano tutte le cose, verso di te, centro dell'universo. Potenza invisibile che regge i mondi e le vite. Tu sei nella tua essenza al di sopra di ogni mia concezione. Che sarai tu mai, che io non so descrivere, definire, se il solo riflesso delle tue opere mi acceca? Che sarai tu mai, se già mi stupisce l'incommensurabile complessità di questa tua emanazione, piccola scintilla spirituale che tutto mi anima? L'uomo ti insegue nella scienza, ti invoca nel dolore, ti benedice nella gioia, ma nella grandezza della tua potenza, come nella bontà del tuo amore, tu sei sempre oltre. Oltre tutto il pensiero umano, al di là delle forme, del divenire. Un lampo nell'infinito. Nell'ugito della tempesta è Dio. Nella carezza dell'umile è Dio. Nell'evoluzione del turbine atomico, nel lancio delle forme dinamiche, nel trionfo della vita, dello spirito è Dio. Nella gioia, nel dolore, nella vita e nella morte, nel bene e nel male è Dio, un Dio senza confini, che tutto comprende, stringe e domina anche le apparenze di contrari, i quali guida i suoi fini supremi. E l'essere sale, di forma in forma, anelante di conoscerti, ansioso di una sempre più completa realizzazione del tuo pensiero, traduzione in atto della tua essenza. Io ti adoro, supremo principio del tutto, nella tua veste di materia, nella tua manifestazione di energia, nell'inesauribile rinnovellarsi di forme sempre nuove, sempre belle. Io adoro te, concetto sempre nuovo, e buono, e bello, inesauribile legge animatrice dell'universo. Ti adoro, gran tutto, sconfinante oltre tutti i limiti del mio essere. In questa adorazione mi anniento e mi alimento, mi umilio e mi accendo, nella grande unità mi fondo e nella grande legge mi coordino, perché la mia azione sia sempre armonia, ascensione, preghiera, amore. Così pregate nel silenzio delle cose, guardando soprattutto verso il profondo che è entro di voi. Pregate con animo puro, con slancio intenso, con fede potente e la radiazione animica, armonicamente sintonizzata con la grande vibrazione.
conquisterà gli spazi. E una voce udrete di conforto raggiungervi dall'infinito, dalla grande sintesi di Pietro Baldi.